Oggi faccio al contrario, anticipo la riflessione perché il Vangelo della Passione che ascolteremo nella sua interezza chiede una particolare attenzione. Se ci pensiamo bene, ogni giorno la vita ci sorprende, nel bene e nel male, soprattutto nel male. Gesù invece sorprende la vita. La sorprenda, le entra dentro, talmente in fondo da ribaltarla. La vita ci sorprende, soprattutto nel male, e Gesù sorprende la vita. Sono queste due dinamiche, le due modalità con cui può essere ascoltato il racconto della passione. Già, c'è un primo modo. C'è la passione fatta da tanti personaggi attorno a Gesù, che ci sorprendono, non tanto e solo per il male che fanno, quanto perché ci assomigliano. Ci assomigliano in un non amare che fa patire. E allora ci rendiamo conto che io sono come quei personaggi. Sono io chi accusa, sono io chi bastona, sono io chi sputa umiliazioni, chi scappa, chi rinnega, sono io chi imprigiona, sono io chi se ne lava le mani, sono io chi vende, sono io chi mette il suo interesse davanti a tutto e a tutti, sono io chi fa le cose così perché deve farle, come i soldati, sono io chi non si fa domande, sono io chi si lascia condizionare dalle apparenze e dalla massa, sono io chi si lascia rubare la speranza. Sono io chi si fa impiccare dai suoi errori. E tutto questo lo facciamo, magari in miniatura, magari con sfumature diverse, proprio a chi si dona a noi, proprio a chi ha fatto miracoli e fa miracoli per noi, come quel giorno quella folla, quei personaggi fecero a Gesù. Dice un autore, José Saramago, nella nostra vita tale è il bisogno di scaricare le colpe su qualcosa di distante, quando invece la verità è che ci è mancato il coraggio di affrontare quello che avevamo davanti. C'è poi invece il secondo modo, che è il modo della passione di Gesù, cioè il suo stile, il come la vive lui. Molti su Dio hanno messo una croce sopra. Dio, per tutti in Gesù, si fa mettere sopra una croce, la ribalta. Quante volte anche noi mettiamo una croce sopra Dio, ma proprio dove vuole andare? Sì, perché Dio si mette sopra una croce. In questa Quaresima ci ha guidato, come dicevo prima, il modello Servi. E S di stupirsi e di esigere, R di rivitalizzare, V di valorizzare, l'ultimo passo è la I di interiorizzare. E interiorizzare significa appunto prendere a cuore la passione, perché la passione è l'ossigeno dell'anima, perché solo le grandi passioni possono portare la vita a grandi cose. Se la passione non attraversa l'anima, cosa vale la vita? E allora Gesù vuole aiutarci oggi a interiorizzare la passione per ottenere un effetto wow nella nostra vita. Questo è il mistero della Pasqua che ci introduce, un effetto wow, non un wow solo emozionale per un racconto che ci commuove senza però incidere o cambiare nulla sulla nostra vita. Wow come invece uno stile responsabilizzante. Uno stile che renda passionali e appassionati, uno stile che trasforma la via crucis del quotidiano in una via lucis. Tanto che gli americani in quel wow ci leggono uno stile, perché smembrano la parola, come abbiamo fatto con tante parole in questa Quaresima, in wow, ways of un'altra W, strade per. Loro usano walking, camminare, working, lavorare, wording, costruire mondi, warning, indossare, che è esattamente quello che ha detto tante volte Gesù,
Ways of walking, wow, strade per camminare, cioè un percorso coraggioso, la verità vi farà liberi, dice Gesù. Ways of working, strade per camminare, cioè scegliere un criterio decisivo, ama il prossimo tuo come te stesso, ha detto Gesù. Ways of wording, costruzione del mondo, cioè lo stile di una responsabilità, fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te, dice Gesù. E infine ways of warning, modi di indossare, stile, un modo di essere. Dove è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore, dice Gesù. Dove è la tua passione, lì c'è il tuo tesoro. Il mio vecchio parroco diceva che per lui fare il segno di croce al mattino appena sveglio era tracciare il cammino della giornata. E allora guardiamo così al racconto della passione e della morte di Gesù. Tracciare il cammino della giornata, infatti, è un gesto, quello della croce, che ci indica le direzioni che abbiamo davanti. Innanzitutto in alto, per avere in testa sempre l'obiettivo di alzare il livello. Certo, guardo in alto anche solo al mattino per ringraziare il cielo per la vita che ci ha offerta di nuovo e poi per puntare alto. Poi in basso, per stare attento a dove metto i piedi, per stare attento per me stesso, ma anche a stare attento a dove metto i piedi per non calpestare nessuno o per non fare sgambetti. In alto, in basso e poi a sinistra, per ricordarti che hai il cuore. Certo che hai il tuo cuore da usare, ma non hai solo il tuo cuore, hai anche dentro il cuore di chi ti ha donato il suo. Sopra, in basso, il cuore, e poi c'è la spalla. La spalla che ti dice e ti fa pensare al lavoro che ti aspetta durante la giornata, per migliorare te, gli altri e la realtà che hai intorno, a immagine della passione di Dio. Questo è scegliere la passione come effetto wow, come modo di camminare, come modo di pensare, come modo di agire, come modo di condividere. Serve però il coraggio dell'interiorità. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Così muore Gesù, così possiamo vivere noi. Wow! Passione di Gesù, secondo il Vangelo di Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola con gli apostoli. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola. Cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E Gesù disse: Pietro, il maligno vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Signore, rispose Pietro, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Pietro, disse Gesù, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Quindi uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù cadde in ginocchio e pregava, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco giungere una folla. Giuda li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Allora condussero Gesù da Pilato, che lo interrogò. Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla, non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo inviò a lui, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Allora anche il re Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici tra loro. Prima, invece, vi era stata inimicizia tra loro. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro, «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate».
Egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò dopo averlo punito lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare insieme: togli di mezzo con lui, rimetti in libertà Barabba. Barabba era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva mettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Mentre lo condussero via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Quando giunsero sul luogo chiamato Golgota, cranio in ebraico, vi crocifissero lui e due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirando a sorte. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra la croce di Gesù c'era una scritta: il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Lui invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Era verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, poiché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione romano dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era un giusto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano a guardare tutto questo da lontano. Un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto, non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Già splendevano le luci del sabato. Le donne tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati per onorarne la salma. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.